Francesca Alfonsi. Fermo Istituto Tecnico Industriale Montani, dico a poco dopo le 7 una tempesta di polvere ha invaso i corridoi, perché nel secondo piano un'aula del terzo triennio, 80 metri quadrati, che nel sabato scorso 30 gli alunni tra i banchi, l'aula era mutata in un tumore di macerie, un trancionetto ceduto alla cappiata in legno, trascinando con sé lastre, tegole e cielo a vista. Nessun ferito, la scuola era ancora chiusa, lontano da lì, pochi impiegati presenti. Al momento, spiega Lamberto Lambruschi dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, il crollo non è ricollegabile ai effetti del sisma, nonostante l'area sia accanto alla chiesa di Sant'Agostino, chiusa e controllata da 2 anni, come molti altri palazzi storici di Fermo. Piuttosto, l'edificio è la parte più antica del Montani, nato ufficialmente nel 1854, 6 diverse sedi, un grande convitto, uno dei più grandi della penisola.